A tutti per questa diretta brevissima sulla domanda del momento: ma l'eritritolo causa infarti e ictus? Ci risponderà la dottoressa Tomasi. Aspettate che la invito subito. Eccola qui, la nostra mitica, fantastica, straordinaria dottoressa Tomasi. Oh, voilà. Buongiorno. Buongiorno Elena, buongiorno a tutti. Buongiorno, meraviglia. Buongiorno, grazie del meraviglia la mattina, fa fantastico. Senti, Cri, abbiamo pochissimo tempo. La prima domanda che voglio farti è: ma a te piace l'eritritolo? Ma allora, io non ho mai avuto particolare simpatia per i dolcificanti, ma non. Allora, l'eritritolo, visto i titoli che sono usciti, che ritengo deliranti, è quello meno tossico degli altri, se vogliamo usare le parole che hanno usato determinate testate, diciamo così, di giornali. Ecco, a me non piacciono i dolcificanti perché purtroppo le persone sostituiscono lo zucchero con i dolcificanti, ma il tipo di messaggio che arriva al cervello è sempre quello che gli inglesi chiamano del reward, la ricompensa dopaminergica, cioè io cerco il benessere e dottoressa, ma allora posso mettere la stevia, l'eritritolo, lo xilitolo, quant'altro nel caffè? Cioè tu passi da uno zucchero all'altro, ecco, quindi a me non piace questo perché non è assolutamente educativo, se vogliamo. Secondo motivo per cui non mi piacciono i dolcificanti, che non riduci, se vogliamo parlare in termini di apporto calorico, ci sono studi bellissimi, che poi la gente si sente autorizzata a mangiare e a bere. In quanto in molte bibite ci sono di più. Terzo, molti di questi dolcificanti, non l'eritritolo, hanno studi che dimostrano un aumento dell'insulina, quindi resistenza insulinica, e anche un danno a livello del microbioma intestinale. E ripeto, questi studi non per l'eritritolo. Ecco, cioè, non per l'eritritolo. Quindi tra tutti i dolcificanti, l'eritritolo è sempre stato ritenuto quello più safe, meno dannoso, Per quanto fino a riguarda, 2 giorni fa. Giusto, esatto, adesso sembra che moriamo tutti. quindi fino a 2 giorni fa l'eritritolo era considerato il dolcificante alternativo allo zucchero più Sì, sicuramente, safe, sano e sicuramente, sicuro, no? certo. E poi è uscito questo Elena, studio. Sì. mi permetti? Io vedo un commento di una tua follower che dice: lo zucchero di canna integrale, ovviamente poco, può sostituire lo zucchero bianco. Occhio, che zucchero uguale zucchero, cioè nel senso che voi Anche se è utilizzate. di cocco, è zucchero. Esatto, è zucchero, cioè deve essere chiaro questo, non è che uno è più sano dell'altro, è sempre la misura che fa il veleno, come disse Paracelsus, non tot di centinaia di anni fa, ma è questo, è la quantità, voi basta che riducete la quantità. Parliamo invece di questo studio, perché è uscito uno studio, il Corriere, intitolato Certo. L'eritritolo causa infarti e ictus. È vero? Ma allora, questo è uno studio osservazionale, occhio, sicuramente fatto anche bene, che è comparso sul Nature Medicine. Quello che sono sbagliati sono i titoli dei giornali, no? Tossico, se no moriamo tutti. Allora, questo è uno studio osservazionale, cosa vuol dire? Come purtroppo la maggior parte degli studi in settore nutrizionistico sono osservazionali, cioè io osservo cosa succede, non sono randomizzati, controllati in doppio cieco, come sarebbe l'evidenza migliore. Vabbè, ma a prescindere, loro avevano già una corte di validazione di soggetti, sia americani che europei, ma anche ipertesi, diabetici, con scompenso cardiaco, dove avevano visto che l'eritritolo era associato, attento che associazione non vuol dire causa, no? Ok? Associato ad un aumento di rischio di trombosi, di platelet clumps, no? Di aggregazione con rischio di ictus e infarto. Poi hanno preso 8 soggetti, hanno fatto le determinazioni dell'eritritolo, gliene hanno date 30 grammi, mi pare giusto, Elena? 30 grammi in Ecco, 300 ml da bere in 2 minuti, sì. cioè, insomma, no, ripeto, è rimasto alto per giorni, ho capito.
però loro infatti dicono potrebbe essere associato, sono anche cauti loro nel dire, non hanno scritto nello studio prendere 30 grammi di eritritolo vi causa un infarto, no? Ecco, vi fa vedere giustamente la Elena, loro sono molto corretti anche in quello che loro hanno, diciamo così, trovato. Però il loro titolo si chiama infatti i dolcificanti, il dolcificante artificiale eritritolo e il rischio di eventi cardiovascolari. Giusto anche il titolo, forse io avrei messo un punto di domanda dopo, cioè nel senso che sarebbe bello sapere, poi, a parte che non sappiamo cosa hanno mangiato questi soggetti, giusto, cioè nel senso hanno pigliato l'eritritolo, ma cosa hanno mangiato, che dieta hanno avuto, No, no? però aspetta, Cri, non, in realtà non sappiamo neanche se hanno, cioè, a parte quegli 8 che gliel'hanno dato l'eritritolo, ma quelli, cioè, spieghiamo una cosa a chi ci segue. Lo studio com'è stato fatto? Loro hanno preso queste persone, che sono in totale 4.000 persone, hanno fatto un prelievo di sangue il giorno 1, ok? E in questo prelievo di sangue sono andati a misurare la presenza di eritritolo, ok? Quindi non è che. E poi li hanno seguiti per 3 anni e hanno correlato quanto eritritolo c'era nel sangue delle persone con gli eventi cardiovascolari. Quindi non è che per 3 anni sono andati a monitorare Fare il quanto prelievo, eritritolo hanno consumato. Cioè. certo. Senza poi dirci cosa mangiavano questi. Oltretutto, E lo stile di vita. brava. Allora io infatti, è questo praticamente come facciamo a dire che è tossico, no? Allora, secondo me è la mia modesta opinione che è partito male da come hanno posto lo studio loro nella rivista scientifica. Forse perché la gente si limita a leggere il titolo, purtroppo, di uno studio scientifico, perché questi qui, dal punto di vista metodologico, non è che hanno scritto causa, potrebbe, bisogna vedere, E bisogna anche. soprattutto alla fine, nello studio, loro hanno scritto: questo studio ha molte limitazioni. Cioè, quindi Esatto, questa frase assolutamente. qua, loro scrivono proprio: questo studio ha molte limitazioni, sono loro i Quindi. primi a dirlo. No, anche onestà intellettuale, no? Purtroppo però noi abbiamo anche fra i nostri mega scienziati un pelo di analfabeti funzionali o veri, insomma, cioè nel senso che io ho visto delle persone che non sono neanche medici e così, che hanno interpretato correttamente questo studio e mi Gravissimo. sembra. E è bellissimo quello che fa la Elena perché dice: non è la Elena ha, sappiamo, eritritolo in un tot i suoi prodotti, ma voi non è che vi fate 30 grammi quando mangiate l'eritritolo che c'è nei prodotti della Elena in 200 altri prodotti che potete andare a prendere, no? Però era giusto, insomma, farvi vedere questo e come vi ha fatto vedere la Elena, cioè loro stessi. Onestamente dicono che non possiamo estrapolare e quindi è un bel messaggio che possiamo dare, secondo me, Elena, quello che dicono infatti degli studi osservazionali, l'associazione non è una causa. No, questo è Esatto, importante. cioè cosa vuol dire? Che tu puoi associare, per esempio, come in questo caso, l'eritritolo agli eventi cardiovascolari, ma non Certo. vuol dire che l'eritritolo sia la causa degli eventi vascolari, anche perché c'è un bellissimo reel che posterò dopo di questo americano, un PhD, che appunto spiega questo. Cri, io non ho capito, io sono anche andata a vedere, ma non ho capito niente, ti ho mandato una mail, si chiama Pentose Phosphate Pathway, cioè praticamente il nostro corpo produce eritritolo partendo dal glucosio. Certo, questo è infatti questo è un dato di fatto, no? Sicuramente. Adesso quello che è importante, il messaggio secondo me da dare è io, beh, tu hai esordito chiedendomi, non ho in genere simpatia per i dolcificanti, ma per tutti gli altri motivi, no? Che vi ho elencato all'inizio. Se voi cucinate e mangiate il più naturale possibile, magnifico, volete concedervi delle coccole, ma che problemi ci sono?
Non ci sono problemi, sono ben altri i problemi, ritengo, nel nostro quotidiano. Sì, cioè, secondo me il messaggio da portare a casa è che, io l'ho detto anche ieri tante volte, non è che dovete pensare che siccome l'eritritolo ha zero indice glicemico, insulinemico e zero calorie, ah, allora lo possiamo usare Esatto, liberamente. No, esatto. qualsiasi cosa che in bocca è dolce, anche la frutta, va usata con moderazione. Basta, questa è la regola, Assolutamente. no, Cri? Hai ragione. Sposo la tua affermazione. Cioè, Torno a semplicissimo. lavorare. Grazie mille, ti vogliamo A bene, voi. sei fantastica, grazie di esistere e di essere Ciao a come tutti. sei. Ciao, Ciao. ciao.